Ok ragazzi, abbiamo fatto un breve stop prima di entrare nella galleria del San Gottardo, che non è ancora questa. Abbiamo fatto un breve stop perché il mio amico preferisce togliersi gli occhiali da sole quando è in galleria, visto che, non so se lo sapete, la galleria del San Gottardo è una delle più lunghe al mondo, se non la più lunga al mondo, autostradale, bene o male, più o meno autostradale, perché si percorre a 80 km orari, sono 20 minuti di galleria, farà un caldo assurdo raga, quindi farla con gli occhiali da sole non è proprio l'ideale. Adesso riprendiamo l'autostrada e ci rivediamo ancora tra un'ora quando ci fermiamo a mangiare qualcosina. Anzi ragazzi, non ci salutiamo ancora perché tanto qua posso parlare. Siamo qua in coda perché da due corsie passa una e quindi c'è un semaforo. Ok ragazzi, abbiamo sorpassato il semaforo e adesso ci apprestiamo ad entrare piano piano nella galleria del San Gottardo. Eccola qua, vedete il massiccio del San Gottardo è qua davanti. E niente, ecco, 16.942 metri di galleria a 80 all'ora, con un caldo assurdo ragazzi, con aria non respirabile per niente. E niente ragazzi, a dopo. Oh ragazzi, quanto è bello respirare aria pulita ora. E porco cane se fa freddo ora ragazzi, una cosa incredibile. Dentro non so quanti gradi facevano, ma veramente un caldo assurdo. E ora finalmente siamo fuori, mi rimetto il guanto perché ho dovuto rimettere il navigatore. Ma non parlano più italiano, cioè poco poco. Siamo entrati nella parte svizzera tedesca della Svizzera. E niente, visto che non lo so bene lo svizzero tedesco, nemmeno il tedesco, si parlerà in inglese penso. Raga, a dopo. Ok ragazzi, siamo arrivati a sostare. Qua ci fermeremo a mangiare. Adesso dobbiamo cercare un parcheggio magari per lasciare le moto. Oppala. E niente ragazzi, ci vediamo dopo. Pausetta pranzo l'abbiamo fatto, abbiamo mangiato un po' di pollo, verdure, riso. Io mi sono preso anche pezzettini da cioccolato. Adesso ripartiamo, ci aspetta ancora un'ora e mezza di viaggio, dove arriveremo da mio fratello a Friburgo. Lasceremo lo zaino e dopo partiremo a Ginevra. Che a Ginevra ci vogliono ancora 3 ore ragazzi. Quindi adesso torniamo sull'autostrada e ragazzi ci vediamo più tardi, ciao! Ok ragazzi, siamo arrivati all'uscita di Friburgo Sud. Adesso in teoria ancora 8 minuti e siamo da mio fratello. Ok, allora ragazzi, a parte il fatto che un viaggio così lungo a livello di chilometri e di ore, penso, non l'ho mai fatto. Sono in giro dalle 10 di mattina, adesso sono le 3 del pomeriggio, quindi sono 5 ore che sono in giro. Ho il culo che mi fa non male di più e devo fare anche benzina perché sono in folle da quasi 14 chilometri. Poi c'è la mia moto che fa dei rumori strani. Penso che dovrei mettergli un po' di olio prima o poi. Ma non olio del motore, proprio, non so, magari alle pastiglie dei freni consumati o qualcosa. Ma sento uno scricchiolio non molto interessante. Ci vediamo quando siamo da mio fratello. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati. Ho sbagliato strada. Oppala. Si potrà girare qua a sinistra? Eh? Oh.
Eccolo là. È qua? Sì. Eh? Là ce n'è uno più vicino. Ce n'è uno più vicino di là. Andiamo là. Andiamo là. Ce n'è uno più vicino là di parcheggio. Aspetta, aspetta. Opa. Eh? Sì. Hai detto ventola? Ok ragazzi, rieccoci nella seconda parte di questo vlog. Oggi è domenica, non ho voluto vloggare la sera perché alla fine sono ripartito da Ginevra alle 8 di sera, 8 e mezza. Siamo arrivati a Friburgo quasi alle 10. Poi dopo siamo restati un po' a Friburgo a chillare, a rilassarci un po' con mio fratello a casa sua. E siamo partiti alle 11 e mezza e siamo arrivati a Zurigo alle 1 e mezza, quasi 2. Quindi era sera, ero molto stanco, non avevo tanta voglia di vloggare. Niente ragazzi, adesso siamo ripartiti. Ho già fatto un'oretta di autostrada, sono nel Canton Uri se non sbaglio. E ci mancano 1 ora e 40 per arrivare a casa, a Lugano. E adesso appunto... questa è un po' una cantonale, sono uscito dall'autostrada da solo, cioè nel senso è la via più veloce, più breve. Volevo portarvi un po' di curve, un po' di paesaggio. Tra l'altro ragazzi, in 2 giorni farò 1000 chilometri, per ora sono 861, aspettate. Non ci credo, raga, sono a 10.000 precisi in questo momento. Ecco, adesso 10.000. Ragazzi, ho fatto 10.000 km con la mia moto in questi giorni. Ottimo, cacchio, finalmente. E niente, in 2 giorni sono a 861 e 1247 in questo mese, perché io lo azzero ogni mese. Eccoci qua, raga. Allora, abbiamo fatto un pieno. Speso 13 se non erro, più una bottiglietta d'acqua e un pacchetto di cicche, di gomme da masticare. Adesso riprendiamo l'autostrada ragazzi e ci rivediamo prima di entrare nella galleria del San Gottardo, raga. A dopo. Ok ragazzi, qua è iniziato il limite di 80 km orari. Ho dovuto subito chiudere la visiera perché mi sono appena ricordato che nel viaggio di ritorno di ieri in qualche modo sono riuscito a perdere il filtro antivento che c'è di default con il microfono che sto usando della Rode. Cioè ragazzi, non è che puoi toglierlo e metterlo quando vuoi, era proprio incollato e in qualche modo è volato via. E questo era il 120 che avevo fatto. Tra 2 chilometri c'è l'entrata del portale nord della galleria del San Gottardo. Non è quella giù là, non ancora mi sembra. Oppure sì, no, sì, è già quella giù là ragazzi. E qua come potete vedere... no, è già questo. Ah no, scusate, non è questo. Semaforo verde. Qua la gente passa l'ultimo. Ticinesotto, grande. 80, respiriamo gli ultimi bocconi d'aria pulita, diciamo, e tratteniamo il respiro per i prossimi 15 minuti all'incirca. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo dopo. Ciao. Jerk it out.